Per gestire meglio i flussi migratori in un momento di emergenza sulle coste del Mediterraneo c'è un decreto, arriva oggi. Approderà oggi a Palazzo Madama il testo del decreto Cutro con tutti i suoi emendamenti, senza però che sia stato trovato un accordo e con l'orologio che scandisce i tempi sempre più stretti. Il decreto infatti decade il 9 maggio e considerato che il governo vorrebbe evitare la fiducia sul provvedimento, bisognerà fare in fretta se si tiene conto delle pause del 25 aprile e del 1 maggio. 350 gli emendamenti presentati dall'opposizione in Commissione Affari Costituzionali che non hanno consentito di chiudere i lavori. Ostruzionismo in Commissione e battaglia in aula è la promessa del centro-sinistra che contesta le modifiche al sistema di accoglienza e soprattutto le limitazioni alla protezione speciale. Contro il decreto Cutro ieri sono scesi in piazza a Roma associazioni, sindacati e ONG che hanno definito disumane le politiche migratorie del governo. Dalla criminalizzazione delle navi umanitarie allo smantellamento dell'accoglienza diffusa e alla stretta sulla protezione speciale. Un test elaborato dopo la tragedia di Cutro che ha provocato 94 vittime. A Crotone va avanti l'inchiesta sui presunti scafisti e spunta un video che aggrava la posizione dei 3 indagati. Stando al racconto di uno dei sopravvissuti, un 47enne iraniano, durante la traversata gli scafisti giravano video promozionali per decantare le qualità dell'organizzazione dei viaggi turca. Ai migranti più volte sarebbe stato chiesto di inneggiare a colui che si presume fosse il responsabile dell'agenzia. Intanto continuano senza sosta gli sbarchi sulle coste italiane. Altri 120 sono arrivati a Lampedusa, dove ieri c'è stato il commissario per l'emergenza migranti, Valenti.